In questo numero, 25.000 visitatori a Bruxelles, ora a Trento e a febbraio a Stoccolma. La mostra sugli Etruschi in 3D nasce nei laboratori della Fondazione Kessler di Povo. Abbiamo incontrato i giovani ricercatori per capire come si arriva a un reperto virtuale. Mila visitatori a Bruxelles, ora al Museo di Scienze Naturali di Trento da febbraio a Stoccolma. La mostra sugli Etruschi in 3D sta facendo il giro dell'Europa, un viaggio alla scoperta di questo antico popolo dell'Italia centrale senza reperti al seguito. I rendering delle tombe e la ricostruzione virtuale di statue e ceramiche etrusche sono realizzati qui, nei laboratori dell'unità 3DOM della Fondazione Bruno Kessler. 7 ricercatori al lavoro. Come visitare 10 musei contemporaneamente in un solo spazio fisico. Questo sistema è innovativo, è il primo che è stato realizzato in Italia. Per diciamo, i più tradizionalisti magari preferiscono le vetrine, i più giovani preferiscono questo tipo di reperti. Invece delle teche di vetro, la scena è dominata dagli schermi che proiettano reperti un po' sfocati. Lo stesso che avviene con i film in 3D prima di inforcare gli occhialini. Sono due immagini acquisite da due punti di vista diverse e vengono colorate con il blu e il rosso, e gli occhialini permettono di sovrapporle correttamente e di avere questa percezione della tridimensionalità. Per arrivare alle ricostruzioni virtuali il lavoro è prima di tutto sul campo. Nel caso degli Etruschi in 3D siamo andati direttamente all'interno delle tombe per fare i rilievi. In altre situazioni possiamo portare dei reperti qua in laboratorio e riprenderli con vari tipi di strumenti anche più accurati. I rilievi vengono effettuati con delle fotocamere particolari o con il laser scanner, tutto per avere l'esatta riproduzione degli oggetti. L'abbiamo testato su queste due statuette in gesso. Questo laser scanner permette di ricreare l'ambiente in tre dimensioni perché tramite appunto un laser misura i punti all'interno di una scena. Questo raggio verde legge le esatte proporzioni e la precisa curvatura e immediatamente riproduce le statue sul monitor. Per ogni giorno passato a fare rilievi si calcolano 7 giorni di elaborazione dei dati davanti ai computer. Il 3D e soprattutto i modelli tridimensionali che sono visibili appunto a computer danno un sacco di informazioni in più rispetto alla bidimensionalità. E poi c'è la parola magica, interattività. Si clicca il reperto, si posiziona questo codice impresso su una tavoletta davanti alla telecamera e una statua prende forma virtualmente. Lo si può fare anche con il proprio smartphone, noi l'abbiamo provato, il reperto appare e scompare, ma funziona. La mostra sugli Etruschi, 3 mesi di lavoro per 3 ricercatori dedicati, non è l'unico progetto dell'unità nel campo dei beni culturali. Quello che vedete è il tempio di Nettuno a Paestum, dove sono state effettuate circa più di 40 stazioni di rilievo. Ciascuna stazione era caratterizzata da più di 6 milioni di punti. Quindi 240 milioni di punti per riprodurre un monumento. Per la provincia la 3DOM ha mappato e riprodotto alcuni castelli trentini e la loggia del Romanino il Buon Consiglio. La finalità è quella di fare una visita virtuale dell'interno e anche un percorso guidato di tutti i castelli della provincia di Trentino. Questa unità di ricerca, come quasi tutte le realtà dell'FBK, riesce ad autofinanziarsi per ben oltre il 50% delle risorse. Tra i settori dove la 3DOM lavora c'è quello cartografico, dal come eravamo alla scoperta di abusi edilizi, geologico. Quelle che vedete probabilmente le avrete già riconosciute, sono le 3 cime di Lavaredo e non solo. Allora, una delle possibili applicazioni è quella della stima della radiazione solare incidente sui tetti di un centro abitato, così da poter valutare se convenga o meno installare pannelli fotovoltaici. Altro che improvvisazione.